che la lancetta si muove. Gli auditor sono persone che hanno studiato e letto i libri interni di Scientology, i libri di Hubbard, ma non hanno una formazione professionale, non sono medici, non sono psicologi, non sono soprattutto psicoterapeuti. L'auditor scrive tutto quello che la persona dice. Se io ti dico hai mai evaso le tasse e sull'elettrometro mi leggi e dico cara hai mai evaso le tasse, quello mi dice sì, bene, quando è stato? L'anno scorso. Dove? Quante tasse hai evaso? Eccetera, eccetera. Queste sono le lattine di varie misure per i bambini. Dagli 8 anni in su possono essere auditi. Ori Cristi. Quello rimane scritto. Quella è un'arma di ricatto pazzesca che loro hanno in mano. È stata utilizzata. I folder sono stati portati in tribunale in alcuni processi. Io quando sono uscito da Scientology ho scoperto che avevano 9 dossier su di me, da quando sono entrato fino a che sono uscito. E questa diventa poi un'arma per poterti sottilmente ricattare nel caso in cui tu non vuoi più andare avanti o non sei più disposto a spendere soldi per risolvere dei problemi che in realtà non hai. Attraverso l'auditing gradualmente si cancella l'energia nociva spirituale e mentale, nella quale, secondo Scientology, è avviluppato il Tetan e si raggiunge così lo stato di Clear. Dallo stato di Clear in poi l'individuo diventa un OT, ovvero un Tetan operante. Tutto questo percorso qui costa una botta di soldi, ogni livello costa, diciamo, questo può costare 2000 erotti euro, questo può costare 1000 euro, questo può costare altre 1000 euro e via via dicendo, si va avanti, per ogni livello ti viene consegnato un certificato, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 e NED Drag Rundown, dopo il quale io avrei, secondo loro, raggiunto lo stato di clear. In termini semplici dovrebbe essere la cancellazione dell'inconscio freudiano, loro chiamano la mente reattiva, una parte della mente che non è sotto il tuo controllo e che dovrebbe farti agire senza analizzare e quindi sarebbe la causa di tutte le aberrazioni dell'uomo, la causa delle guerre, la causa delle violenze, la causa dei dolori sia fisici che mentali. Raggiunto questo stato, loro promettono non solo la capacità di vivere in uno stato completamente sereno e gioioso, ma anche qualsiasi guarigione fisica. Non dovresti più avere malattie psicosomatiche, non dovresti più avere nemmeno un raffreddore. Per esperienza personale posso dire che questo stato non esiste. In realtà chi dice di aver raggiunto questo stato chiamato clear è in realtà sotto l'effetto di un plagio. Lo stato di clear non esiste, è un'utopia vera e propria. Dopo clear andiamo sui livelli OT, i famosi livelli confidenziali, chiusi in una stanza, porte blindate, e lì si entra nella pura fantascienza. Tutti questi materiali sono materiali confidenziali. Una persona non può passare al livello successivo se non ha completato perfettamente il livello precedente. Una persona che ha raggiunto lo stato di clear non può raccontare niente a una persona che è qui. Così come una persona che è qua, nei livelli spirituali superiori allo stato di clear, non può raccontare niente a un clear. Da qua in poi si firmano delle carte dove si pagano delle ammende nel caso in cui si rivela ciò che si è scoperto nell'andare a studiare i livelli superiori. Allora, come funziona la segretezza? È molto semplice. Io non potrei dirlo nemmeno qui, ma tanto sta su internet, sta nei miei libri, stanno i livelli OT. Cioè, i livelli OT, scusate se io dico il mio parere, poi non sarà il parere di altri, il mio parere è che sono una panzana. Se non li tenessero così segreti, lei pensa che qualcuno spenderebbe decine e decine e decine di milioni per sapere che Xenu ha messo quelli nei cubi di ghiaccio nei vulcani che non c'erano? Il famoso dato di OT3, che è una paginetta, ti dice 75 milioni di anni fa che c'è stata una guerra galattica, ha vinto il famoso Xenu, il cattivo, ha impacchettato questi ufficiali leali, poveretti, che avevano perso,
li ha ficcati sul nastro trasportatore e li ha mandati su Tejak. Tejak era la Terra, che era un po' il mondezzaro dell'universo, diciamo. Sono stati messi in questi vulcani, sono stati bombardati con immagini di sesso di Gesù Cristo per 36 giorni, poi gli hanno buttato una bomba atomica in questi vulcani. Questi si sono liberati, questi Tetan, che sarebbero gli spiriti, e si sono sparsi per l'universo. Io ero una lettrice di fantascienza, mi è venuto tanto da ridere, però ho visto gente star male leggendolo, perché il corpo di un OT, quindi io sono arrivato a OT8, sono OT, è traslucido. Non lo so, guardate voi. Neofita arriva alle dottrine più controverse del gruppo, più strane o più difficili da accettare, dopo che ha assunto una serie di impegni, e quindi nel momento in cui ha abbracciato delle fasi precedenti non può assolutamente non accettare anche il resto. L'adesione a un gruppo non è una scelta razionale ma emotiva. Se ne vengono presentate delle risoluzioni, anche se sono fantasiose, ma sono soluzioni che percepisce come chiare, le accetta. Il fuoriuscito tipico è quello che improvvisamente, razionalmente, sostiene di essersi accorto di una truffa o di essere stato ingannato. In realtà in quell'attimo si è disinnamorato del gruppo. Se per anni ha seguito con passione, amore e ha messo da parte il dubbio, c'è un momento della sua vita all'interno del gruppo in cui il rapporto di fiducia si viene a interrompere per un qualsiasi motivo. Quando una persona decide di andarsene da Scientology, nell'ufficio di etica della chiesa di Scientology, le persone che conoscono questa persona vengono invitate, forzate, dico io, a disconnettere da questa persona in maniera scritta, con una lettera. Enrico, so che hai deciso di dissociarti da Scientology e che hai mandato ad alcuni Scientologist delle comunicazioni che sono considerate soppressive. Cioè, io ho inviato delle comunicazioni dicendo: ragazzi, mi sono accorto che Scientology non è questa cosa così bella come credevamo, state attenti, ecco tutto qui. Pertanto decido di disconnettere da te, invitandoti a non avere più nessuna forma di comunicazione nei miei confronti finché la tua posizione non sarà chiarita. Credimi, si può fare. E ritornare con noi, con ARC, che è una sigla Scientologist che significa affinità, realtà, comunicazione, e poi si firma. A me mi è capitato che mi volevano far disconnettere da mia madre addirittura, fino a che io non sono riuscito invece a farla entrare in Scientology, sennò avrei dovuto disconnettere, e ho dovuto disconnettere dalla mia ex moglie. La vergogna per aver sprecato tanto denaro o per aver disconnesso appunto dalla famiglia, dagli amici, dai vicini di casa, da tutti coloro che potevano essere di ostacolo nel suo percorso di crescita, tra virgolette, all'interno del gruppo, sono emozioni e sentimenti molto forti. Io non volevo, ma loro mi obbligano.